fiamma al giorno, energie del 17 di marzo. Scegliete la vostra variante, grappolo verde, rosa, gialla, corallo. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 17 di marzo per tutte le tre varianti. E vediamo il grappolo verde. Che cosa? Ok, allora qua arriverà una grande consapevolezza di quello che avete raggiunto a livello di lavoro interiore. Qua c'è veramente il capire qualche cosa riguardo degli equilibri che avete raggiunto. Arrivate proprio a, come dire, a una vera presa di coscienza, ecco, che vi porterà ovviamente a manifestare. Non sarà semplice, come ci sta dicendo, avrete difficoltà magari nel materializzare quello che avete raggiunto, perché non sarà semplice, è sempre una sfida, oltretutto abbiamo Saturno che ci sta sfidando, ma la materializzazione sarà, diciamo, una conseguenza ovvia di quello che è il vostro sentire. Quindi potreste prendere delle decisioni, diciamo così, cominciare qualche cosa di nuovo che sentite dentro proprio come conseguenza di questa consapevolezza, e inizia un viaggio. Ecco, qua ci sta dicendo, potreste cominciare, potrebbe essere un, che ne so, un nuovo lavoro, una decisione presa, un progetto, oppure che ne so, un viaggio, potrebbe essere qualche cosa che appunto scaturisce da questo lavoro interiore. Quindi come dire, proprio sarà un nuovo inizio, ecco, sì, c'è il, poi come dire, qua avete preso coscienza del passato che ormai è stato cambiato e siete pronti per cominciare qualcosa di nuovo, quindi si crea qualcosa di veramente nuovo, infatti c'è il nuovo inizio. Allora, vediamo un po', rosa, gialla, Ok, allora, questo desiderio di un viaggio che volete fare, cominciare qualcosa di nuovo, voi sapete che siamo in un momento di cambiamento, quindi questa cosa del iniziare qualcosa di nuovo è un'energia comune. Vi chiede però questo desiderio di andare ancora a lavorare su qualcosa del passato, siete ancora un po' preoccupati per qualche cosa, siete pensierosi, quindi in questo momento c'è ancora qualcosa da tagliare, dobbiamo ancora comprendere cosa dovete fare. Quindi per cominciare, anche qui potrebbe essere un progetto, potrebbe essere qualsiasi cosa che desiderate, presuppone però ancora un po' di riflessione, perché ci sono ancora delle ferite che vanno eliminate, vanno concluse, armonizzate, prima appunto di poter raggiungere questo obiettivo che voi desiderate. Vediamo un po'. Sì, qua mi sta dicendo affidatevi agli angeli, questo sempre è un monito, diciamo, che può essere utile sempre. Attenzione a non cadere nel troppo pensare, quindi affidatevi agli angeli e eliminate, diciamo, quella che è l'ossessione della mente, perché gli angeli vi aiuteranno a trovare una soluzione che appunto, se state troppo nella mente, non riuscirete a trovare. E infatti qua mi sta dicendo raggiungerete quello che è l'equilibrio per poter capire cosa dovete fare, grazie anche agli angeli. Quindi andate ad equilibrare, c'è ancora qualcosa di disequilibrato. E corallo, cambiamenti, qua c'è qualcosa che, qua materializzate un cambiamento, qua c'è qualcosa che lasciate andare del passato, lo lasciate andare concretamente, c'è un cambio di direzione, un cambio di via, un cambio di vita proprio perché state ancora, diciamo, in un certo senso in una fase di cambiamento enorme. Attenzione che la vostra vita sta cambiando in maniera incredibile, perché sta andando verso i desideri e verso l'amore, oppure appunto quello che si desidera materializzare. C'è ancora un po' di, diciamo, di stravolgimento da fare, però siete nel bel mezzo di un cambiamento, il passato ormai va lasciato alle spalle, non perdetevi appunto nel rimpiangere oppure nel vittimismo, il passato non passato, entrate proprio in un'ottica spirituale dove il passato ormai è un'energia che non vi serve più, non rimanete attaccati e realizzate i vostri desideri, perché nel piano dell'anima appunto siete arrivati a uno snodo fondamentale, non semplice da affrontare, perché la vita cambia veramente in maniera importante, ma state seguendo quello che è il vostro piano animico. Vediamo un po' cosa ci dicono. Avete il favore delle stelle, quindi lasciatevi guidare dall'anima e i cambiamenti saranno meno diciamo tensivi rispetto invece a un attaccamento eccessivo. Quindi se lasciate andare, vi affidate all'anima, le cose scorrono, guardate un po', create qualcosa di nuovo e lasciate scorrere, perché avete l'aiuto del cielo.